Passiamo alle liste civiche Marche, cominciamo con Campagnoli Italo. Sono Italo Campagnoli, portavoce regionale di liste civiche Marche, non riuscirò mai in 3 minuti a dirvi tutto quello che avrei voluto dirvi, quindi magari dico una cosa sola, chi siamo? Visto che siamo una formazione nuova, sicuramente una novità. La novità perché siamo fuori dai partiti, per scelta, direi che questo concetto si può spiegare con quello che succede anche questa sera, qui tutti firmano, tutti sono d'accordo, allora voi cosa siete andati a fare? Se tutti erano d'accordo forse non c'era bisogno che nascessero i comitati, il problema sarebbe già stato risolto, invece siamo tutti d'accordo solo su quella elezione. Quindi penso che questa storiella ormai gli italiani l'abbiano capita. L'abbiamo capita perché i partiti sono sempre tutti d'accordo quando si tratta di fare le elezioni, però poi quando si tratta di governare ognuno fa quello che vuole. Qui la destra parla di sicurezza, forse ci sono dei ladri e qualcuno che sta facendo dei casini in tutto il paese, sono proprio loro che sono al governo, quindi non so, cioè, qui ognuno può raccontare quello che vuole, no? Io credo che a questo punto bisogna guardare la realtà. Bisogna guardare le persone alla faccia, bisogna decidere il proprio voto in base a quello che le persone esprimono, bisogna soprattutto tenere conto che ad esempio la realtà civica non ha sigle, non si chiama Italia di Centro, non si chiama per Marinelli, ma si chiama Liste Civiche e governa già nella nostra regione addirittura nell'87,7% dei comuni, perché questo nessuno ve lo dice, ma 208 comuni su 236 nelle Marche hanno un sindaco eletto in una lista civica. Di questi 208 comuni, solo 30, questi 208 sindaci, solo 30 sono espressione dei partiti, gli altri sono vere liste civiche. Cosa succede? Che le liste civiche, siccome gente normale che non ha finanziamenti, non ha funzionari, non ha incarichi di partito, non ha tutte le coperture di cui gode il sistema casta dei partiti, è gente come noi, normale, che fa politica rubando il tempo alla vita privata e non riesce a superare l'ambito municipale, proprio per mancanza di mezzi, voi da noi non ci vedete, non ci sentite, non abbiamo soldi per i manifesti che mettiamo ce li copre il centrodestra, si sono fatti una legge per cui possono farlo perché non avranno sanzioni, cioè questi fanno quello che vogliono, non raccolgono le firme e presentano le liste lo stesso, noi siamo stati una settimana in piazza a prendere il freddo a raccogliere le firme, cioè l'Italia va così. Queste sono le liste civiche, ci conoscerete probabilmente più avanti, ci conoscete già nei comuni, cosa vi posso dire? Vi posso dire che sicuramente noi queste cose che oggi ci chiede di firmare le abbiamo già firmate da tempo, siamo sempre stati dentro i comitati, siamo sempre stati dentro. Okay. Allora, Iommi Gabrio. Allora, io sono Iommi Gabrio, un coordinatore delle liste civiche. Già Italo ha già parlato abbastanza di quello che rappresenta il civismo qui nelle Marche. Io vorrei parlare proprio del progetto delle liste civiche. Liste civiche significa che è un contenitore, non è un partito, è un contenitore di esperienze, perché abbiamo bisogno dell'esperienza per portare avanti il progetto. Il progetto è quello di essere dei controllori efficaci del programma, in questo caso di Spacca. Tanto i programmi, avete visto, si assomigliano a tutti, tutti quanti sono bravi a parole, bravi a scrivere. Poi bisogna verificarli in pratica. Noi con l'esperienza che abbiamo maturato nel governo dei comuni riusciamo a garantire questo controllo efficace del programma, cosa che non riescono a fare i partiti, perché i partiti non ci rappresentano più, è inutile negarlo. Adesso abbiamo visto anche questi teatrini, addirittura la destra parla proprio di cambiare scena, si cambia il teatro lo fanno i teatrini. Qui invece non bisogna fare cose serie, siamo noi. Perché? Perché non abbiamo ordini da Roma, non ci arriva l'ordine di firmare con questo e con quest'altro. Noi firmiamo quello che abbiamo sempre fatto, noi veniamo dalla politica sempre dal basso, perché siamo sempre stati impegnati nel sociale, da sempre. Adesso sfruttiamo questa occasione. Io vengo da Fermo, lì è successa la stessa cosa, Cesetti, il presidente ci ha aperto una porta e noi siamo entrati dentro come dei fusi. Abbiamo due consiglieri, di cui uno è presidente del consiglio. È l'unica maniera per entrare in questa casta è quella di entrarci in queste porte che ci aprono per comodi loro. Adesso noi per porte aperte e per far comodo a loro facciamo comodi nostri, cioè facciamo i comodi dei cittadini. Per cui questo è il nostro obiettivo, far crescere questa,
questa rete, per mettere dentro più energie possibili. Noi adesso, ci diceva anche la ISS, state attaccando la destra, noi abbiamo scelto un programma, non abbiamo scelto un lato o un altro, abbiamo scelto di essere fedeli al programma, non abbiamo scelto gli uomini, non abbiamo scelto i partiti, siamo fedeli soltanto al programma, e questo vi vorrei dire. L'altra cosa è quello che manca, secondo noi, è l'informazione. L'informazione non passa, quello che succede in questi istituti è completamente chiuso. Quello che noi vogliamo fare non solo essere i portavoci dei cittadini, che siamo noi, per cui non abbiamo problemi di conoscere i problemi perché li viviamo quotidianamente, ma vogliamo anche portare fuori quello che succede nella stanza dei bottoni, per cui l'informazione che viene finalmente resa pubblica e trasparente, e siamo gli unici che possono garantire questo perché siamo trasparenti noi stessi. Ascoltiamo Valeria di Maria Chiara. Grazie, buonasera. Io aggiungerei, per quanto riguarda proprio il progetto di liste civiche Marche, che è la prima volta che in Italia si riesce a mettere insieme un'aggregazione di liste civiche di una città, appunto di una regione, in questo caso delle Marche, formando una lista civica regionale. Quindi questa è una novità all'interno di una novità che già le liste civiche si rappresentano. Personalmente io ho una formazione umanistica, premetto, non sono una politica, sono una cittadina, ho una formazione umanistica, ho lavorato per anni nell'ambito della cooperazione internazionale e non governativa. Quindi diciamo che porto come mia competenza questo approccio alla cultura, sia nel senso più ampio, sia in quel suo settore specifico che è la multiculturalità. Da qui la frase che ho scelto, dal mondo alle Marche, perché mi sento di rappresentare un pezzettino di mondo avendo poi scelto le Marche come regione in cui vivere, non essendo marchigiana. E vorrei rappresentare appunto proprio nella prospettiva dell'internazionalità anche i cittadini provenienti da altri paesi che hanno scelto questo luogo per vivere, valorizzandone non soltanto le risorse dal punto di vista economico ormai riconosciute, diciamo così, bilateralmente, ma anche le risorse proprio che ci possono portare dal punto di vista culturale, una risorsa culturale da cui imparare, con cui scambiare informazioni, con cui trasformarsi, con cui migliorare. Perché candidarsi? Perché è vero che si fa politica nella vita di tutti i giorni, però arriva un momento in cui non è più possibile delegare, ma bisogna prendere in mano anche certe situazioni per rappresentare interessi reali appunto dal punto di vista, diciamo così, decisionale. Perché nelle liste civiche? Perché credo che soltanto un governo civico possa riavvicinare la politica alla gente, facendo in modo che i risultati siano a favore della gente stessa, si possano rappresentare i cittadini e il territorio in cui i cittadini stessi si trovano a vivere, liberi da appunto legami di partito, da persone che trovandosi all'interno di un partito devono in qualche modo proteggere e rendere di posizione, e quindi non sono liberi di agire, cosa che credo all'interno di un civismo e quindi un governo civico invece si possa fare. Per quanto riguarda poi il tema, diciamo, più attinente di questa sera, che è l'ambiente, liste civiche Marche, ma anche la coalizione che appoggiano, che è appunto quella di presidente Spacca, è una tutela, secondo me, dell'ambiente, in quanto c'è un impegno a tutelare le terre, coprire le terre sostenibili, dicendo un sì deciso alla ripubblicizzazione dell'acqua, un no deciso al nucleare e un altro sì deciso all'utilizzo di risorse rinnovabili.